È stato inaugurato alla presenza del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessora al welfare Roberta Gaeta il campetto sportivo del centro aggregativo adolescenti Palazzetto Urban, uno spazio abbandonato e recuperato grazie all'intervento dell'amministrazione comunale che ha sostenuto i costi per i lavori di ristrutturazione. La struttura nel cuore dei quartieri spagnoli è gestita dall'assessorato al welfare e rappresenta un punto di riferimento per i ragazzi del territorio ai quali sono destinate attività socio-educative e di aggregazione. Siamo davvero felici di questo traguardo, fortemente voluto da tutta la squadra comunale, anche da tutti i volontari, da tutte le persone che si sono impegnate in questo centro di educativa territoriale, dove è impegnato molto l'assessorato alle politiche sociali qui nel cuore dei quartieri spagnoli. È un presidio ulteriore di vivibilità che andiamo a mettere in una zona complicata della nostra città, ma come vedete c'è un grande fermento, i ragazzi sono contentissimi e siamo davvero felici, un ulteriore passo per aprire definitivamente quest'area al territorio, al quartiere. Il campetto rientra tra le iniziative promosse dal centro e sarà dedicato a Mimmo Garritani, storico educatore del quartiere che ha dedicato la sua vita al recupero dei minori a rischio e per offrire loro un'opportunità. È uno spazio, ma è anche un impegno per questa città, per questo quartiere, ed è un'opportunità non soltanto per i ragazzi, ma proprio per tutto il territorio. Infatti attraverso le attività con le educative territoriali, ma anche con la formazione che noi facciamo qui. Noi qui abbiamo anche il centro di mediazione penale, che è un'altra parte importante delle nostre attività. Noi in realtà restituiamo un po' anche agli adulti attraverso il lavoro, perché è davvero un lavoro che i ragazzi portano avanti, restituendo uno spazio alla città che era uno spazio forse un po' dimenticato. Ma soprattutto è un impegno che noi avevamo assunto lo scorso anno, che da troppo tempo andava avanti, diciamo, come negli anni, e che non eravamo ancora riusciti a realizzare. A distanza di un anno noi lo dedichiamo a Mimmo, alla sua famiglia e ai suoi figli che oggi sono qui con noi ad inaugurarlo.